う・うわ Benvenuti, benvenuti di nuovo. Perché non è la prima volta che dico benvenuti, ma questa è la prima volta che lo ascoltate voi. Perché capita di sbagliare anche a noi. Quindi, a due minuti dall'inizio della registrazione di questa puntata, ho stoppato la registrazione. Capita. Però non vi siete persi nulla di che, fortunatamente. <ride> vi siete persi perché. Um... Vi siete si persi, siete persi Giovanni che. Vi siete persi nell'ordine. Uh, Claudio che parlava dei Pokémon. Cioè, così l'abbiamo lasciato, così ce lo riprendiamo. Qualche lucubrazione sul calcio uh, Io ripartirei da lì E farei, e farei finta Veramente di, di aver scordato Che è più da mezz'ora Che mi parli dei Pokémon Partendo dalla notizia principale Della settimana Iguain e la Juve, forse <ride> nella... Come hai fatto? Mi hai letto nel pensiero eh sì, guarda un, guarda, ma guarda un po'. Io ieri sera dovevo cenare e ho ricevuto questa notifica dalla magnifica, secondo me, app di Sky Sport. E non per fare pubblicità a Sky, ma perché secondo me è un'ottima app di questa notizia di un avvicinamento da parte della Juventus nei confronti di Wain. Eh, di, di, di un ok del giocatore. Ora dobbiamo vedere, come ho detto prima, Amavde. <ride> Finalmente, una, un neologismo a ma veder che in realtà sì, Claudio sì, cioè, sì. ci ha regalato finalmente una perla di barese nel podcast e da un anno che gliela chiediamo esatto e... vabbè insomma bisogna vedere un po come, come si evolverà però boh io non la vedo una cosa tanto furba diciamo poi che ne Claudio? tra l'altro è, troppi... è un peccato perché troppi 90 no secondo me troppi cuori infranti è diverso, troppi cuori infranti. Però ma la rivalità storica che c'è tra la tifoseria juventina e quella napoletana e viceversa. Vabbè, scusami, Claudio. Poi alla fine altera inevitabilmente il, il rapporto che c'è con la piazza, c'è tra la piazza e il giocatore che già ha dato l'ok okay in pratica alla Juventus di trattare il suo cartellino, che poi in realtà probabilmente non si potrebbe ne nemmeno fare, con Napoli, pagando questi benedetti 94 milioni di euro di clausola. Eh, però, boh, sì, so. però uh, te a te da Juventino non fa godere ancora di più la cosa? Cioè, immagino che questo sia un problema per uh, l'altra parte. Eh sì, Giovanni, però io, lo sai, sono una persona che... Tutto sommato ve in cerca di capire la situazione Ma quindi che cicino. Mi metto anche dall'altra parte Ma che patatino Vada ah, va dai Cioè sei uno sportivo eccellente Quindi mentre questa notizia farebbe godere a molti Claudio invece vedete è preoccupato per gli equilibri tra le tifoserie Ah veramente sei un faro per questo. Ma vedi prendiamo anche il caso Pianic, e poi concludiamo. E poi mi scuso per i rumori, ma, ma c'è un palazzo in costruzione vicino casa, quindi era difficile trovare una stanza libera da rumori. Um, caso Pianic, stessa roba: cioè Pianic arriva in conferenza stampa e dice: Ho capito perché qui si vincono gli scudetti. O comunque la Juventus è una società vincente. Per carità, al tifoso come me, si fa andare in brodo di giugiole come si dice. Però mi rendo conto che non è proprio una bellissima cosa da dire, considerando il fatto che lui viene dalla Roma, una delle rivali okay. di questi anni, di questi ultimi anni della Juventus. Quindi. Beh, no, ci sta. Ci sta come, sì. ci sta come, come discorso. Diciamo che a Roma. Eh, vabbè, non le posso dire queste cose nel podcast. Però. Eh, è, tu sei laziale, quindi è meglio che ti stia zitto. No no no, 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 no. no, Ma guarda, eh, è successa la stessa cosa a me quando sentì Hernanes che disse che sono andato all'Inter per vincere qualcosa. Poi l'emozione eh, immediatamente successiva è stata: eh, oh, povero Fessacchiotto, eh, buona fortuna. <ride> Beh, e in, effetti, Eder, er, allora. in effetti è andata così. <ride> e, diciamo che lì faceva. Uh, procurava irritazioni al Deretano uh, in maniera minore rispetto sicuramente alla Roma che è stata un competitors maggiore per la Juve però e eh, va bene poi alla fine certo. insomma dove l'ha vinto il titolo Hernanes alla Juventus ecco <ride> eh, sì eh, è così, è così sono meraviglie del calcio sono meraviglie <ride> Non rispondo ricatto, per, eh. però vabbè comunque sono sempre problemi belli da avere io ne ironizzo con uh, facilità ma anche con molta invidia. Uh, perché io mi becco l'otito e mi becco il nulla cosmico. E niente. Quindi sono. Vabbè, abbiamo parlato 5 minuti di calcio. Benissimo. No, abbiamo parlato 5 minuti diciamo di calcio che per dato non per... parlare di altri 5 minuti di Di tragedie che ci hanno visto più o meno convolti da vicino e da lontano in questi giorni. Mi unisco a tutte le famiglie a chi ha sofferto cerchiamo Io direi cio, eh, no. noi registriamo venerdì questa notte sono successi altri fatti gravi siamo veramente bombardati da, da, da cattive notizie per cui spero che domenica non ce le siamo messi alle spalle perché queste cose sono difficili anche da dimenticare però la vita va avanti e non è per superficialità ma per offrire un, un momento di allegria che preferiamo parlare di, di calcio di pallone di pokémon magari pokémon no e di tecnologia e, e di poter pensare che la vita va avanti anche con queste cose che sono molto allegre molto no molto molto leggere molto superficiali Spenziale. però guarda io ti dico e questo mh, credo che sia un qualcosa sul quale tutti debbano riflettere non voglio fare lezione a nessuno però è vero che l'informazione è importante anche perché sicuramente soprattutto le famiglie delle vittime coinvolte, delle persone coinvolte nei vari. Nei, nelle varie situazioni molto spiacevoli che ci sono. Si sono create quasi inspiegabilmente in questi giorni. Però secondo me i media ci, ne parlano troppo di queste cose. Cioè, nel senso è giusto fare informazione ma non informazione eccessiva. No, soprattutto non sciacallaggio, Claudio. Insomma, poi se ne sentono, eh, io um, ne ho visti tanti. Soprattutto gli articoli su Facebook, secondo me, a volte sono esagerati. Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, anche ieri su Twitter io ho scelto proprio di non nemmeno retweetarlo. Poi c'erano i video proprio dei cadaveri per strada eh, tosta. A volte è difficile. Questo è il mondo in cui viviamo. Forse in questo, mo in questo momento, qua in video anche chi piglia collera. Uh, perché dice che l'iPhone 7 non gli piace? O, o, o non è entusiasmato dai rumors? Uh, nel momento in cui ci ricordiamo che ci sono cose molto più importanti nel mondo, vabbè, dai, eh, forse è meglio pigliare collera per queste cose che per altre. Però, vabbè, ragazzi, è, è andata così. Speriamo. No, stavo per dire, speriamo che certe cose non ci tocchino nemmeno mai da vicino, poi purtroppo... Eh, insomma io e Claudio siamo pugliesi, siamo stati toccati da vicino, forse ancora più Claudio, no? Una tratta insomma non lontana sì. da, da te. Eh, raga, non lo so. Raga, il mondo va avanti e andiamo avanti anche noi. Oggi ci siamo presi sta questa pausa tra il calcio e il... È veramente il mondo che c'è lì fuori. Ho oh, accennato ah, ad iPhone 7 perché tanto ritorneremo nelle polemiche andiamo nelle polemiche, quelle belle, quelle leggere. Uh, Claudio, forse voglio anche spoilerare un po' il titolo che vorrei dare a questo podcast eh, per quanto mi riguarda. Quindi. Ma lo stiamo spoilerando tra di noi perché gli altri l'avranno già letto. Giusto, Scusa, Scusa, ma, ma quanto quanto sei arguto! <ride> Ma quanto sei arguto? Ah, io l'ho detto così perché poi magari cambiamo idea. Però sono arrivati tantissimi rumors eh, di iPhone 7, moltissimi confermano quello che si era già detto. Diciamo, si va a smentire qualcos'altro, si va a puntellare le certezze. Oggi, che sono. siamo quasi no, alla fine del podcast estivo. Probabilmente l'ultimo fine di luglio faremo un bel hangout tutti insieme. Quindi. Vi spoilerò anche questo, vi faremo sapere con largo anticipo, però magari facciamo un hangout live con, anche con gli altri su YouTube, vediamo un attimo. Sì, esatto, così facciamo anche un piccolo punto della situazione della nostra stagione, eh, sì, sì, perché è vero che noi non siamo una trasmissione tv, siamo una trasmissione pseudo radiofonica, la radio di a me piace chiamarla 2.0, un po' indipendente come doveva essere la radio all'inizio. Eh in realtà dipendenti dal nostro, dal nostro sito, dal nostro network che chiaramente si occupa di, di Apple in maniera principale. Dai, faremo anche un bilancio del nostro podcast, lo faremo così tra gli intimi, io e te e tutti quelli che ci vorranno ascoltare. Eh, quindi ragazzi, eh, ecco, vi parlavo del taglio che vorrei dare, insomma, uno, più che taglio uno spunto di riflessione. C'è eh, un celato malcontento per la mancanza di novità sostanziali, anche se abbiamo detto tante volte che ragazzi ormai siamo arrivati al punto che no, novità ostrogotte, difficile attendersi, però eh, facciamo un po' la somma no, di tutti questi rumors e pensavo, pensavo la stessa cosa che abbiamo detto per l'SE, non stiamo alimentando o cadendo anche noi nella trappola del... Valutare la mancanza di rivoluzione nell'ambito del design, questo credo che sia ormai quasi strasicuro, poi niente è sicuro con Apple, però uh, mancando un po' la sostanza, cioè uh, è vero che noi della sostanza adesso non possiamo sapere nulla, però già questa settimana è arrivato qualche dato, qualche dato qua e là che messo insieme, devo dire, mi ha detto, ma non lo stiamo trattando troppo male questo iPhone 7? Perché ho, un ho, 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 ho tanto la, la sensazione mista a paura che sarà un dispositivo molto più interessante di quello che pensiamo. E nel quando dico di quello che pensiamo, come lo stesso discorso che facevo per l'SE, mi chiedo, ci stiamo fermando solo al fatto che il design non verrà rivoluzionato e per quello già lo stiamo un po' snobbando, trattando male? Senti, è un'ottima osservazione, io ti dico però, mh, rilancio e ti dico, non è che questo malcontento deriva principalmente dalla, dalla no dalle nostre domande che abbiamo riguardo il discorso del Jack Audio, perché io sono il primo che rimane un po' perplesso quando legge l'assenza del, del Jack da 3,5 pollici. Sono molto legato al cavo, ho utilizzato parecchi auricolari Bluetooth nel corso mm -hmm. del tempo e sinceramente un pochino, un pochino, un pochino rimango ancora scettico. Poi probabilmente è, una mia, è un mio problema, non è che forse mi sbaglio e basta io, però a me sembra uno dei, dei tanti punti di criticità, oltre alle pseudo non innovazioni che, che comunque arriveranno sui prossimi iPhone e che quindi poi ci condizionano a dire a parlare bene o male di questi iPhone in virtù dei rumor che allora, abbiamo a disposizione. Dai, dai, Claudio ha lanciato il primo, il primo il primo sasso. Diciamo che della questione strettamente legata al jack già ne abbiamo parlato mm, milioni di anni or sono, quindi io non, non vado lì il discorso che apre la possibilità all'audio digitale eccetera eccetera. Uh, però mi collego innanzitutto ai uh, video delle scocche che abbiamo già visto, quindi andiamo poi addentriamoci eccetera. Uh, lascio perdere un attimino il, uh, i mockup che sono apparsi perché i mockup ragazzi sono uh, giocattolini che qualcuno fa in base ai rumors, quindi non hanno un'attenibilità propria. Sono solo una, un, una somma dei rumors e quindi vado nei rumors specifici. È apparsa una cuffietta. Eh, era già apparsa eh, in passato, però sembravano più photoshoppate. Questa non sembra photoshoppata, anche se a me sembrava più un ricambio cinese che una cuffia originale Apple. Anyway, eh, si vedeva questa, queste earpods eh, um, con connessione lightning. Ripeto: a me sembravano farlocchie, Claudio. Però magari sono copie dell'originale. Senti, a, a proposito di ciò, uh, c'è chi negli Stati Uniti si è un po' divertito a fare questi, questi giochettini. Vi cito un, un canale YouTube che io seguo, che è, dal quale non prendiamo tantissime informazioni perché in realtà non, uh, non fa nulla di che oltre tutto ciò. Non credo che l'abbiamo riportato su sul iPhone Italia questo, questa news che sto, che sto dando. Insomma, un ragazzo di TechSmart, se non sbaglio si chiama così il canale YouTube, nel corso di questi mesi ha realizzato un progettino molto interessante. Cioè, ha acquistato degli auricolari Lightning per iPhone con porta Lightning, chiaramente. Con degli AirPods, effettuando alcuni collegamenti, saldando fisicamente parti di quel cavo con i cavi di degli AirPods, è riuscito ad ottenere, diciamo alla fine, un paio di AirPods con due telecomandini, però per ragioni pratico-tecniche, per evitare di fare troppe saldature, ma con connessione lightning. A livello qualitativo, chiaramente, cambia poco o nulla, probabilmente nulla, se non eventualmente qualche piccolissima perdita, ma in realtà anche lì, se stiamo parlando di digitale, è molto, re molto relativo. Um... E quindi con funzionalità piene di, degli auricolari Lightning che chiaramente funzionano attraverso appunto la porta Lightning dell'iPhone. È ovvio anche che tutti, quei, tutti i dispositivi attualmente venduti saranno nel caso compatibili con dispositivi del genere. Quindi io non mi stupirei nemmeno se Apple dovesse dirci, guardate ragazzi, ragazzi, vabbè, consumatori, noi vi stiamo proponendo l'iPhone SE, per dire l'iPhone SE, ma da mese di giugno, dal mese di maggio, dal mese X... Nella scatola troverete invece di ricordare a 3,5 polli Scusatemi, dal quel jack audio a 3,5 uh, mm Quello Lightning Una cosa potrebbe, che potrebbe tranquillamente arrivare Tra l'altro in virtù di tutto ciò Vedrei anche bene una porticina Lightning su un Mac Un MacBook Pro O un MacBook Air Quello che sarà anche se abbiamo detto più volte Che probabilmente gli Air non saranno mai aggiornati E questa cosa mi sembra abbastanza ovvia cioè sui pro potrei anche vedercela bene un ingresso lightning per gli auricolari. Anche se mi sembra anche lì una cosa un pochino fantascientifica, visto, mm. vista mm. La, mm, la propensione del mercato più che altro all'USB Type-C rispetto all'adozione di questi allora, porte che non sono nemmeno standard. Sì, eh, sì, sì. sì. Allora, di tutti. Sono standard Apple, ma mm, punto. Allora, non addentriamoci poi troppo nei sensi, ma... Uh, sì, e poi un'altra un conferma che in realtà ci è arrivata tantissimo tempo fa da Unbox Therapy, che è un altro canale YouTube molto seguito, dal quale a volte abbiamo ripreso anche qualche news, è il fatto che la prima custodia che è apparsa sul web derivante dalla produzione cinese, diciamo, pre... forse addirittura pre primaverile, però non mi fate dire cavolate, ma credo di sì mostrava una custodia compatibile con i tagli della fotocamera del modello diciamo standard da 4,7 pollici quindi con la fotocamera leggermente più grande rispetto a quella attuale con il sottoscocca che presenta le aperture semplicemente per microfono e altoparlante e non per jack audio e ehm, tutti gli altri tasti insomma Disponibili sulla scocca, dico così perché sto introducendo un, un altro argomento interessante di cui parla adesso Giovanni, cioè il tastino di vibrazione: c'è o non c'è? Il tastino della vibrazione potrebbe esserci, potrebbe non esserci. Io a questo punto, diciamo 80% sì. Noi abbiamo scritto anche sulla nostra pagina Facebook. Eh, per, per questo vi parlavo prima eh, del mockup. Sul mockup non c'era, però, come vi ho detto, il mockup non, non è niente. Ehm realizzato da un tizio qualunque invece in tutte le foto in questi giorni i video maggiormente il video perché la foto va bene parliamo di photoshoppabile il video già lì parliamo quantomeno di una scocca finta quantomeno quindi se non proprio vera però a me sembravano terribilmente vere e, quindi questo tastino c'era Tastino che c'è, quindi va benissimo così. Io, sinceramente, ci avevo anche fatto un po' un ragionamento sul tastino. È vero che è una delle chicche di iPhone, una delle prerogative. Non ce l'hanno in molti smartphone, anzi, posso dire che forse non ce l'ha quasi nessuno. Eh, a me, credo non solo a me, risulti molto comodo. Però anche è anche vero che se l'avessero tolta, non è che avrei gridato al alla uh, lesa maestà uh, tra parentesi ogni tanto mi arriva un messaggio sulla pagina Facebook ma perché non posso impostare i profili ce li avevo nel vecchio Nokia a casa, lavoro, suoneria, eccetera eccetera. Beh, uno dei motivi è sicuramente la presenza del tastino perché il tastino hardware uh, eh, va, va soprattutto nel. È molto semplice: determina solo due profili esattamente. <ride> determina il profilo con la suoneria e senza suoneria. Voi ce l'avete già. Il profilo è vero che se ne potrebbero fare altri, però. Uh, insomma, uh, torniamo. possiamo parlare di forzature in quel sì, caso? Sì, forse. ma infatti io non, mi, non li usavo mai dieci anni fa. Non vedo perché dovrei utilizzarli adesso. Quindi, poi dall'altro può essere una chicca a livello software. Lui vede in quale wifi sei messo e te lo fa fare. Vabbè, boh, boh, parliamo di niente di che. Però nel momento in cui hai il tastino, poi alla fine chi ha la priorità? La priorità è sempre l'hardware. Questo, sempre no? Quindi si potrebbero anche creare delle, dei casini. Quindi. Sostanzialmente va bene, è un non caso se c'è il tastino, siamo abituati ad averlo, la trovo una discreta comodità, ripeto. Non è che ci sia una di quelle cose che ti. Addirittura ho letto di gente che diceva di scegliere lo smartphone o di preferire iPhone proprio perché c'è il tastino. Io ci credo ben poco, uh, però va bene. Anche perché più. parliamoci chiaro, io eh. sto utilizzando un Galaxy S7 Flat, dove il tastino non c'è. Diciamo che la mancanza del tastino non si sente quasi affatto. L'unica cosa positiva del tastino è che senza risvegliare lo schermo, vedi c'è la vibrazione oppure c'è la suoneria. Tac, però tac. anzi, tac. Sì, <ride> sì, 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 Quello sì. Però quello ecco. Sì. È, però. è un discorso. Che a meno che non siate particolarmente fissati da questo punto di vista. Ah. Seppur comodo, è, è un tasto. Dal, del quale si può fare a meno. Dico la verità: trovo molto più utile a livello di abitudine all'utilizzo di una cosa del genere, la soluzione che ha trovato OnePlus nei suoi vari dispositivi con i tre profili. Normale, priorità e zero e diciamo, non disturbare rispetto al profilo della suoneria, o meno. Però anche lì andrebbe provata meglio come cosa. Vi ricordo che quando ho provato il OnePlus X. Uh, questa era una delle caratteristiche che più mi aveva interessato del dispositivo. Quindi mh, sì, sì, sì. dipende pure da che mole di notifica avete. Mm, un altro rumor se invece che ne ha fotografate di scocche. Pare che probabilmente con le colorazioni a sto giro non ne aggiungono un'altra e siamo sempre sulle solite colorazioni classiche. Sparisce una bandina. Questo dovrebbe essere ormai assodato. Quindi la bandina completamente orizzontale. E... A me piace come soluzione. Anzi, speravo fortemente fosse, fosse realizzata addirittura sul 6. E per, per questo qua, niente. Per, per quanto riguarda le scocche, abbiamo già detto sotto. Sembrano apparire due, due speaker. Torniamo. Molto bene. Sembra perché. Potrebbe anche essere semplicemente uno speaker e un microfono normalissimo. Uno speaker e un microfono. Eh sì, 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 sì. Magari migliore Isami... rispetto a quelli di oggi. E mh, io, sinceramente, anche se tu ci speri tanto, dubito comunque che ci sarà la registrazione in stereo <ride> di video. Allora, anche qua, anche qua eh, a me piacerebbe una uh, registrazione anche migliore un attimino, perché. Uh, più che altro li sento sempre molto battati i video di iPhone. Precisiamo una cosa perché poi questo vale per la fotocamera eccetera eccetera. Noi sentiamo sempre il risultato finale. Uh, è vero anche che se, se fate una qualunque comparativa adesso che Claudia ha un S7. Peccato che arriva l'estate però qualche comparativa di questo tipo sarebbe stata anche caruccia da fare. Uh, se voi ascoltate due audio registrati. Noterete che quello di alcuni Galaxy, per, ma, generalmente sono molto più aperti come audio, però ehm, pigliate veramente poi rumori, strade eccetera. Quelli di iPhone avete quel senso di ovattamento. Io e Claudio ne sappiamo qualcosa perché con qualche puntata vecchia per uh, pulire un po' l'audio ci, ci avete detto no, vi sentiamo un attimino più ovattati. Perché poi quando vai a fare la soppressione del rumore inevitabilmente vai a togliere quelle frequenze là, sembri più ovattato però hai un audio più pulito. Se ci fate caso è la soppressione del rumore che in, molte volte in iPhone è molto aggressiva. Quindi se state registrando avete questo pro e questo contro, quindi più dello stereo. Uh, apro e chiudo parentesi, registrazione stereo che non ha alcun modo di esistere. Perché? Eh, quindi a, a me basterebbe che sia di una migliore qualità eh, perché ragazzi lo stereo sono due canali audio diversi, no? Per sentire due fonti diverse che si combinano: no? uno all'orecchio destro, e uno all'orecchio sinistro. Ok, il problema è che uno smartphone è lungo 7 cm, quanti sono? 10 cm, quel che l'è. Eh, quindi, anche quindi se ci mettete, sei, eh. anche se cioè, mettete, sul pro un... ce la vedo bene. Eh, sul pro forse però. Sul pro sei sul sempre, bene. Cioè, ma anche se sei di 30, sei sempre a Sei sempre in un punto. Cioè, un microfono a, a 10 cm l'uno dall'altro. Ma che vuoi che grandi differenze riesca mai a dovrebbero essere dei microfoni di 30. Però è uno stereo reale. Non è uno stereo digitalizzato. Nel senso. È uno stereo reale, ricavato. però. Sì, anche lì devi vedere. Cioè non, non ti puoi aspettare una stereofonia vera. Perché quei sarà microfoni. Cioè, que, ma è piccolo. Il gap mancherà. sarà. Ci, ci sarà. Perché, ripeto, se li posizioni in maniera diversa. Ripeto, poi diverso è. Se sono leggermente di direzionali, magari uno riesce a beccare il frontale, uno riesce a beccare un lato, allora anche lì, combinati con del software, magari uno potrebbe essere più l'ambientale e uno verso eh, il davanti dove noi cerchiamo di registrare. Poi è anche vero che magari tu, noi poi guardiamo la videorecensione fatta dal Pippo Pasticcio qualunque che in realtà sta dietro la fotocamera, quindi si registra la propria voce e noi sentiamo la propria voce e lo sentiamo bassino, però in realtà noi quando facciamo un video dovremmo riuscire a catturare il video di chi ci è davanti. Quello che ci è die da dietro molto spesso, più che eh, volerlo registrare, molte volte lo vogliamo attenuare. Quindi anche lì vedete, ragazzi, cioè, come la metti, metti è sempre una soluzione poi adattata. In realtà, se uno vuole registrare un, audio con un, video, con una, un video con audio decente, dovrebbe munirsi di un microfono esterno. Quindi anche là tutte situazioni. Siamo sempre su un telefono, e quello è. Poi. So che fa marketing scrivere audio 5.1.3.4.5. e fine. Finita la questione stop. E... Esteriorità. Per il resto dovrebbe essere molto simile all'iPhone che abbiamo. Conosciamo. Quindi, come abbiamo detto tempo fa, più che un iPhone 7 è un iPhone 6 SS. Probabilmente anche se fa molto partito nazista, quello è. Sarà molto probabilmente però iPhone 7. E... E quello è. Però io voglio entrare nel cuore. Perché fin qua abbiamo parlato di cosette che non spostano gli equilibri. E consentitemi, ragazzi, non spostano anche le vendite. Poi qualcuno mi potrà dire, accidenti, cambia il design. e Vedi quanto cambi le vendite. Sono assolutamente d'accordo con voi. Però vorrei andare alla sostanza. Come facciamo sempre nel podcast. E la sostanza... Però prima arriva di arrivare alla sostanza, ti posso fare una domanda? Sì. Io credo che semplicemente aggiungendo una colorazione che, che sia più neutra, nel senso non troppo femminile né troppo maschile. L'iPhone 7, a prescindere da tutto, potrebbe, avrebbe potuto perché sembra che Apple non lo farà, prendere qualcosina in più perché purtroppo tanti tanti acquirenti di questi dispositivi guardano prima il dispositivo e dicono è bello mi piace lo compro ma chi se ne frega cosa c'è dentro eh, a allora, livello marketing secondo me avrebbero fatto un'ottima un'ottima cosa Claudio vogliamo dirci la verità certo puoi anche prendere i colori fai il nero lo fai un attimo più nero anche perché è una cosa che anche in rete è abbastanza richiesta, tra virgolette. Il silver è storico, lo puoi anche lasciare. Aggiungi un colore o gli dai delle modifiche. La gente si accorge di nuovo. Oppure fai inoltre. loro nero. Eh, si può anche fare. No, <ride> da no, quanti mesi non, di, non te lo dicevo? <ride> faccio finta di non aver capito dell'iPhone. Maia e vado avanti, eccetera, eccetera. Ma è bellissimo. Cioè. Allora. Faccio finta di non aver sentito come le storie sui Pokémon e vado avanti. Eh, diciamoci la verità: che un design nuovo e cattivo. E al diavolo, quello che c'è dentro, faccia vendere. Questo è assodato. Il boom di vendite, ragazzi! Lo abbiamo fatto con un iPhone 6 che ha cambiato tutto a livello estetico. Dal design, al fatto poi degli schermi. Che è forse è ancora più importante del design in sé per sé. Però che tecnicamente è stato il salto, probabilmente più piccolo che è stato mai fatto tra gli iPhone. Il processore era leggermente più potente. La fotocamera. Nella prova dei fatti. No, è stato un passettino in più. Niente di che, lo schermo uguale, niente di che più largo, stesse risoluzioni, stesso tutto era migliore lo schermo, ma anche lì passettino. Niente di che, niente di che, niente di che niente di che è stato. L'iPhone è stato il dispositivo della storia degli smartphone che ha venduto di più. E temo che, che questo record sicuramente non glielo toglie iPhone 7, forse l'8 se lo ricambiano. Se lo, se lo cambiano totalmente. Come pare, però, vedo di concreto? anche qua chiudo e ti lascio la linea. Anche qua non okay. ancoriamoci troppo. Perché ho, ho letto sul blog. Sto periodo ho risposto a qualcuno. Ma che senso ha? Ah, Apple ha detto che cambia tutto con l'8, quindi il 7 è 1. Ragazzi, Apple non ha detto assolutamente niente. Due sono speculazioni su quest'8 che potrebbe cambiare, ma sono speculazioni di analisti che spesso e volentieri non azzeccano da un mese all'altro. Qua stiamo parlando di dispositivi tra 14, 15, 16 mesi. Quindi non Prendiamo tutto molto con le pinze. È verosimile che dopo tre anni di design uguale cambi il design. Molto probabilmente succederà che cambierà pochissimo all'interno e molto fuori, eh, secondo questa, questa linea di sviluppo. Ok, eh, però anche lì poi prendiamo tutto con le pinze. Dimmi, Claudio. La cosa che mi spaventa, spaventa dovrebbe spaventare di più Apple, credo, che oggi, che giorno è. Eh diciamo 15 luglio diciamo 17 luglio diciamo quello che volete pure primo di agosto l'iphone 6 anche a livello di percezione e di funzionalità non ha perso e continua ad essere attuale cioè mi spiego meglio l'iphone 6s è un dispositivo che probabilmente solo con ios 10 vedrà Sviluppate, ben integrate, considerate le caratteristiche più importanti, cioè il 3D Touch, principalmente. E quindi probabilmente in quel momento all'uscita deiOS 10, forse l'iPhone 6 potrebbe iniziare ad accusare il peso degli anni. Abbiamo detto tante volte che l'obsolescenza programmata non è poi sempre solo un male, che. In ogni caso l'evoluzione tecnologica deve essere sostenuta pure dall'hardware, insomma non c'è solo il software che avanza, deve esserci anche l'hardware. In questo senso io mi chiedo quale può essere la funzionalità che l'anno prossimo avrà giustificato un eventuale passaggio dall'iPhone 6S all'iPhone 7? Perché mm. il jack audio da 3,5 tolto non lo vedo come una funzionalità che farà cambiare il modo di utilizzare il dispositivo in senso tale da migliorare l'esperienza utente. No, Anzi. No no no, 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 ma io no, non credo che ci sia qualunque qualunque persona che sia così folle da poter pensare che è un qualcosa in me Era provocatorio giustizio. il mio No, no no, analisi, no, 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 lo so, lo so, lo E so, poi la domanda fare. vera è e quindi detto ciò Però io ciò, voglio risponderti a questo perché noi eh. fino adesso non abbiamo parlato assolutamente di sostanza. Eh, ma la sostanza arriva, eh. arriva dove? Cioè io ti dico la okay. verità, dopo qualche giorno in compagnia di questi dispositivi che avevo già visto e provato in passato, mi sono chiesto, vabbè, Apple cosa può fare per migliorare l'iPhone in generale? Un aspetto migliorabile è sicuramente il discorso schermo, e non sto parlando di tecnologia LCD, PS, AMOLED, quello che vogliamo, stiamo parlando proprio di densità di pixel che... Giustamente mi potrei dire, Vabbè, ma che cosa stai dicendo? Comunque, non è che si veda ad occhio nudo: sì, è vero, però metti due schermi con la stessa tecnologia, con densità diverse, seppur iPhone ha una densità tale da non permettere di distinguere i pixel, e poi mi dici quale ti sembra come schermo più nitido. Sì, sì, quella sensazione di maggior nitidezza la puoi anche avvertire. Ripeto. Ho fatto un esempio di... stupido però. Tra, a te, tra il 6 Plus e il 4 A me sembrano assolutamente identici. Uh, se mi metti un Galaxy, ho la percezione di uno schermo sicuramente diverso. Però è uno schermo diverso, quindi. Eh, Farei fatica a dirti: no, no, questo è diverso perché ha più densità di pixel. Perché molto probabilmente, soprattutto quando lo vedo eh, esposto che ha il profilo di colore non standard, ma con i colori sparati. E eh, io lo vedo che sono abbagliato da quello schermo. Eh, e quindi a me quello lì salta all'occhio. È fatta apposta, sì, sì, ma appunto ora non sto facendo il discorso sugli schermi AMOLED. Io parlo anche di LCD normalissimi, IPS normalissimi. e eh no, appunto, ma io ti sto chiedendo. Fa più so la differenza a occhio proprio così di, di questo schermo è diverso. Che uno possa anche, eh, lasciamo perdere se è poi tecnicamente migliore o meno, una propria all'utente dice ah, questo schermo è diverso. Tu ce l'hai guardando Dipende il a Dipende dai Glass, gusti, perché eh. lascia perdere. O guardando un galaxy che comunque, essendo diverso, il profilo colore, tutto quello che vuoi. Allora, lì io ce l'ho, lì la percezione di avere uno schermo diverso, ma credo, magari mi sbaglio, che più che la densità dei pixel sia che comunque è uno schermo che ha le sue caratteristiche, le sue. Eh... Eh, eh, peculiarità sicuramente il contrasto no? Dello, de, de, dei pannelli OLED è molto buono e quello si vede eh, sicuramente quei colori belli sparati soprattutto quelli eh, in quei modelli lì messi in esposizione accidenti ti colpisce e quindi ma io lo dissi già per l'S6 quando usci proprio qua nel podcast accidenti ti fa, fa quell'impressione e quindi credo sia più quello che la densità dei pixel in sé per sé. Perché uno schermo semplicemente più risoluto, Claudio, il 90% delle persone secondo me non lo nota. E secondo me non fai vendita nemmeno con quello adesso. Però guarda, eh. è vero che non ci sarà mai la differenza che c'era tra il 3GS e l'iPhone 4. Ma un qualcosa che vada avanti. Alla fine Apple per esempio ha fatto l'iPhone 6 e 6S, perché 6 e 6, 6 Plus scusami, perché c'era assolutamente la necessità di portare schermi più grandi su, su iOS. Certo, e secondo se me oggi come oggi come necessità, non di scheda tecnica, ma come necessità di marketing, non è che Apple deve dire ah oh, c'è lo schermo 2K, Claudio. però... Però allora io penso che torniamo sempre al solito discorso. Se uno volesse fare solo marketing, ti prende il 6S, ti cambia qualche pezzo, vabbè, il modem nuovo, bla 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 bla. Ti fa un nuovo guscio, ti fa un altro disegnino e noi credo che siamo tutti concordi nel dire. Eh? Anzi, sondaggio agli utenti. In tutta onestà, quindi guardando voi stessi, non tanto guardando voi stessi perché tutti vogliamo fare i critici, no, io no, perché le guardo le cose, poi sono sicuro che il popolo dell'iPhone Italia Podcast, dopo un anno che gli diciamo: guardate la sostanza, guardate la sostanza, guardate la sostanza, qualcosa avrà preso da noi. Però guardandola fuori, secondo voi voglio fare, una, voglio fare un sondaggio paradossale, quindi poi ti faccio la domanda anche a te, Claudio. Vi chiedo se Apple presentasse. Per assurdo, un telefono con gli stessi identici componenti del 6S, stessi identici, ma con un design totalmente nuovo, vende più o meno del 6S, nonostante un anno più vecchio? Per me vende di più perché la oh, gente vede il ovvio. telefono nuovo e se lo compra, ovviamente che sia gradevole alla vista, però boh, Apple, un design gradevole, credo che se lo sappiamo ancora fare, credo che siamo tutti concordi la seconda domanda che voglio farvi la voglio fare a tutti veramente sono contento se mi rispondete da utenti lasciate perdere che se abbiamo il telefono nuovo più bello ci fa piacere a tutti perché siamo appassionati perché siamo un po' nerd perché siamo un po' stupidi ok però da domanda andando in onestà mettendo le mani al portafoglio ai quasi 1000 euro voi gradite un'azienda che vi vende la novità la scocca o un'azienda che è Fa una prova di forza, perché questa è una prova di forza, non è che Apple non lo sa, cioè se lo sappiamo noi, quei geni del marketing, figurati se non lo sanno, o che dicono, vabbè, non importa, faremo un altro anno con le vendite tipo 6S, mostruose, ma eh, non più record. Ci diamo una scadenza, facciamo il telefono migliore che possiamo fare dal punto di vista hardware e ancora, mi, ancora io devo snocciolare i dati veri che mi hanno colpito o che potrebbero colpire. E... e Scegliamo un approccio della sostanza come hanno fatto con l'SE. Poi lascia perdere che con l'SE c'era anche una questione di mantenere i costi bassi. Io da un'azienda lì per lì sono. È chiaro che potete. Pot Qual chiunque di voi potrebbe dire Sì sì ma se mi fanno un design nuovo E mi fanno il telefono migliore possibile Non è la combinazione migliore Sì è la combinazione migliore ragazzi Però se tu cambi il design Cambi tutto all'interno L'anno prossimo che ti inventi L'anno dopo ancora Cioè tu non puoi cambiare il design tutti gli anni Il telefono quello è Quadrato, rettangolare I bordini eh sì, i si ma curvi. Devono portare sostanza Cioè qua oh, il è quindi, che quindi sembrerebbe... voi volete una Apple che vuole voi volete una Apple che vi porta la sostanza o una Apple che vi cambia il design e vi tiene come i fessi? Vabbè, allora la domanda noi, noi domanda provocatoria. Come rispondere. però allora rispondiamo da, alla domanda della sostanza, e, ma sembra che ci sia sostanza, domanda ci sarà sostanza? Ci Perché sarà se sostanza. il problema è la qualità della fotocamera, e il miglioramento di non so cos'altro. Alta CD non possono fare nient'altro al momento, suppongo. O aggiungere qualche funzionalità in iOS, in iOS 10. Io la vedo un po' remota come possibilità, anche perché sta cambiando già tanto. Dov'è la sostanza? Sono... Oh, e qua arriviamo ai rumors che mi sono piaciuti. Poi voi, oh. ognuno di voi mi deciderà e mi risponderà. E forse l'abbiamo presa un po' alla larga però è bello che ci siamo arrivati proprio seguendo tutto il discorso logico quindi se ci avete seguito fin qua sono, sono contento nel dirvi allora qualcuno lo scriverà premesso che la cosa innovativa l'effetto wow eccetera piacerebbe a tutti però dobbiamo tornare sul, piede ter sul pianeta terra Capire che la tecnologia è arrivata in un punto molto alto, ragazzi. Inventarsi qualcosa che cambia le nostre vite non è possibile sempre farlo in tutti gli anni, e, e quello è bisogna accettarlo. La, cioè, eh, accetterei se la, la concorrenza lo facesse, ma la concorrenza eh, vabbè, Claudio ha preso un S7. Ditemi che cosa è cambiato nell'innovazione tra l'S7 e l'S6, e, e poi ne riparliamo. Prendo la concorrenza più spietata, ma lo posso fare per qualunque terminale che voi avete in mano. Qualunque, allora la sostanza, dai rumors sembra, innanzitutto da questa scocca, che c'è una fotocamera, c'è la possibilità di una fotocamera più grande perché quello che lo, qualcuno l'ha valutata dal punto di vista estetico, e eh, ma mi sembra bruttina, ma così è grande. Eh, Ragazzi, cioè, se volete un sensore più grande, non è che possiamo poi valutarci, ci sono dei, dei compromessi tecnologici da fare. Allora, se aumentano il sensore, come abbiamo detto mille volte, non c'è modo migliore per aumentare la qualità fotografica che fare il sensore più grande. Sembra effettivamente guardare queste scocche che almeno l'obiettivo, perché noi guardiamo poi il buco, almeno l'obiettivo sia più grande. Di solito l'obiettivo più grande va su un sensore più grande. Sensore più grande vuol dire fare i pixel più grandi che catturano più luce, con tutta la serie di conseguenze che vanno a cascata. Dovrebbe essere un modulo stabilizzato anche sull'iPhone 7 che permetterebbe di starci dentro con i tempi di scatto più grandi. Sempre in luce in bassa luce. E... E si ha un miglioramento. E, e un sensore più grande e... è una cosa che non si vede da, forse. E non lo so, ragazzi. Non vi so dire, ma da un sacco di tempo. E e quella sì, che sì, è sostanza lasciato. È per... l'iPhone 6S non sia stato leggermente ingrandito. No, no, l'iPhone se... 6... 6S è proprio l'unico di cui sono sicuro che sia rimasto uguale. Con un grave difetto, l'iPhone 6S non, è... non ha. Avete più pixel, ma non avete questa qualità straordinaria in più. Sapete perché, ragazzi? Perché da 1.5 micrometri che siamo passati dai pixel. Per fare i pi... più pixel, come sempre vi abbiamo detto. Hanno fatto i pixel più piccoli sono passati a 1.2 proprio perché il sensore era uguale grande uguale se fanno la stessa cosa la risoluzione potete stare tranquilli che non la modificano tra l'altro è lo stesso approccio dell'HTC10 che è praticamente al top come recensioni e, e quella sì che sarebbe sostanza perché qua non è più discorso il pixel la, la, la grandezza focale che muova di moda eh, lì, proprio sostanza. Non è l'ottica Leica, l'ottica Pippo. Lì, sì, che la differenza potrebbe essere tangibile. Secondo, rumors grosso A10 è uscito. Poi, magari non è vero, però. Un Geekbench Rumors che porta addirittura la potenza del core ai livelli di iPad Pro. Eh, è vero che la. Il gap prestazionale è intorno al 20%, quindi abbiamo qualcosa che abbiamo visto per iPhone 6. Come vi abbiamo detto mille volte, ormai le potenze non raddoppiano più da anno a anno. Proprio questo permetterà ai telefoni di invecchiare molto prima e vedrete, ve l'abbiamo detto mille volte, che con i nuovi iOS quelli vecchi non risulteranno così rallentati come in passato. Vedete iOS 10, poi lo vediamo e mi direte se abbiamo avuto ragione o no. Eh, però un single core come ipad pro è mostruoso terza notizia questa è la più rumors di tutti cioè non è, non è sicuro però la batteria più grande sinceramente mi mettete le cuffiette lightning poi vediamo come si ricarica a me l'unico problema mio non me ne frega niente è, è che se perché mi capita di ricaricare e di stare al telefono non di ascoltare musica, perché no, però la telefonata col telefono attaccato mi capita, quindi in quel momento lì è vero che ormai le cuffiette bluetooth sono dappertutto, ok? Però ragazzi, vale un jack quanto una batteria più grande? Io, eppure, mi piace ascoltare la musica o le cuffiette, a Claudio dico prima, è vero che hanno messo il lightning con le saldature fatte a mano, però il problema... Non puoi valutare la qualità su una cuffietta delle, degli AirPods. Che per quanto migliore rispetto alle cuffiette storiche, sono sempre cuffiette dm a puntini. puntini. Eeeh, quelle sono. E... Non a caso, però, in Apple Store, se andate, ci sono delle cuffie da 800 euro e hanno l'attacco Lightning. Poi, magari proviamo quelle e poi ne riparliamo. Altra questione su quella cuffietta Lightning fake. Abbiamo visto un connettore molto grande ripeto secondo me sono cinesi però potrebbero essere copie dell'originale qualcuno ha detto impossibile quel connettore così grande concordo ma quel connettore così grande potrebbe anche eh, avere all'interno un DAC dedicato quindi un convertitore che quindi Apple avrebbe tolto dal telefono e messo nelle cuffiette eh, che senso ha, ha risparmi spazio e permetti alle cuffiette di avere un DAC eh, dallo scarso per le cuffiette scarse a un DAC della Bestiale per cuffie da 800 euro, perché è inutile collegare cuffie da 300-400 euro e poi le collegate sempre ad un convertitore analog digitale analogico su un cellulare, che non è niente di che. Quindi è inutile che parliamo di qualità quando attaccate delle cuffie di qualità ad un telefono, stiamo parlando di altro, già l'avete rovinata a monte. Ripeto, e chiudo e voglio sentire la vostra con opinione di Claudio e poi. Il jack sarebbe una rinuncia se poi ho una potenza mostruosa, una batteria del 20% più grande, già così andiamo a Sera col 20%, comincia veramente ad essere una batteria veramente solida. E una fotocamera che veramente mi fa fare un balzo avanti, probabilmente Rumors dicevano anche di una possibile impermeabilità. Non è proprio quello che ha fatto Samsung con l'S7, che ha preso un S6, l'ha sublimato l'ha potenziato, lo ha sistemato e ci ha fatto quel dispositivo che comunque tutti abbiamo abbiamo non so, abbiamo riconosciuto il merito. A questo punto mi dico, se questo tutto fosse vero, vogliamo continuare a, a valutare l'iPhone 7 solo in base alla scocca che è rimasto uguale? Eh? A voi la parola. Per me quella è sostanza. Quella è assolutamente sostanza e ragione da vendere. Però ti ribalto la domanda: ok la sostanza, ok tutto ciò che hai detto, ma quanto senso ha oggi cambiare di generazione in generazione? Claudio, io ho sempre detto che non aveva mai avuto senso e vi ho, cioè, lo... ma non è perché lo dico e poi non lo faccio, ma perché lo faccio su me stesso. Io non cambio l'iPhone tutti gli anni e mi vanto, tra, vanto, tra virgolette, di essere molto appassionato. Noi, tutti gli anni, nella recensione di Andrea, tutti i recensori in realtà dicono che da anno in anno. Ma chi consiglia più il cambio generazionale? Il cambio viene fatto perché ha i telefoni vecchi. Mi potresti dire, chi ha un telefono vecchio potrebbe cambiare, beh, chi ha dal 6 in giù, però pensiamo, ma ancora di più, tutti quei 5S, 5, 4S che ancora ci sono. Beh, accidenti, lì avrebbero un dispositivo veramente il top. Perché, se la fotocamera basta fare un saltino, io l'ho detto mille volte. Mi voglio riconfermare, si hanno lì. Però, se fanno un sensore più grosso, questi vanno, vanno in vetta. Il processore già è più potente, sarà ancora più potente. La batteria, addirittura, me la potete. Se, se veramente poi sono tutti i rumors. Eh, poi non voglio. È tosta il 20% in più, è tosta. Io se ce la fanno, miti. E perché poi lo spazio quello è. Potenza allucinante, ripeto un 20% in più, però siamo vicini al core di iPad Pro, cioè Claudio vi sa di... Cioè, ragazzi, iPad Pro siamo a livelli desktop di potenza di core. E se lo fanno anche impermeabile, ripeto, io non ci andrò mai con 800 euro di telefono, non ci vado nemmeno in spiaggia, porto un vecchio telefono, figuratevi, se ci vado al mare o in piscina. Tu sei eccessivo, però... Non boh. ci vado, <ride> però per salvare in situazioni di emergenza va bene. In quel caso lì, raga, è sostanza. Io mi aspettavo mi chiedessi la domanda a cui ho già risposto, pensi che questo all'utente normale uh, possa spostare masse a cambiarlo? Io ti dico già di no. Perché la massa non ascolta, è fai fatta. Ma a me quello podcast. che sembra è che gli appassionati. Fermati. <ride> quello che sembra è che qui stanno dando sì ragioni per cambiare anche. Cioè, gli appassionati più appassionati. Allora, facciamo un esempio. Andrea uh, cambia l'iPhone ogni anno per due motivi. Il primo è perché serve la recensione su iphoneitalia.com. Il secondo è perché um, è appassionato e poi ci sono tanti, tanti accessori che arrivano con i, i nuovi, anche piccoli, nuovi cambiamenti di design per, uh, per questi iPhone e quindi chiaramente è necessario che tra di noi ci siano questi dispositivi e che quindi si possa provare la cuffietta così la custodia che fa quello la custodia che fa quell'altro e quindi chiaramente si crea questa necessità interna che ci fa cambiare iPhone poi ci sono quelli come me che fanno meno video che non è che devono comprare l'iPhone per la recensione ma che comunque essendo appassionati e parlandone sono anche invogliati all'acquisto di il problema è che è vero che come me o come me e tanti altri non è che ce ne saranno tantissimi di persone ma i più appassionati in questo modo iniziano a perdere siccome appunto abbiamo parlato della grande qualità di dispositivi che stanno uscendo da 2-3 anni a questa parte iniziano a perdere la voglia di dire Bah sì facciamoci l'acquisto questo settembre, facciamo l'ottobre Magari attendono, attendono e alla fine le vendite non, non salgono Perché non solo hai perso il, le vendite de, degli utenti Hai perso anche le vendite degli utenti e dei pro user questo, Cioè questo il senso Claudio è che esce è un prodotto fantastico Esce un prodotto fantastico Claudio, che che però avrebbe assolutamente ragioni di... Senti, ma se tu fossi il più grande appassionato di Android... Eh, fondatore di androidmondo.com avessi avuto un Galaxy S6, ma tu ti fiondavi a comprare un Galaxy S7? Parlo del Galaxy di un terminale che è rispetto e che trovo ottimo. Cioè, ci stiamo. Ma forse sì, forse Beh, no, Claudio, non lo so. Non mi sono posto mai i problemi. Cioè. Eh, è quella lì, io non ne conosco. Cioè, non ne conosco molti di chi è possessore di Galaxy S7. Però a prescindere quindi non, non faccio statistica. Però non è. Siamo arrivati a quel punto lì. Tutti i recensori è vero che Andrea è appassionato. Ma io rispetto gli appassionati. Però qua dobbiamo parlare sui numeri. Sui numeri ormai sono da anni che stiamo dicendo che il ciclo è almeno di due anni. E ormai siamo vicini al fatto che il ciclo tenderà anche ad allungarsi. Perché un iPhone 6 domani. Per iPhone 6 secondo me si sta allungando. Per ma certo che si allunga. Ma sicuramente. Però sai, 3D touch, iOS 10 dicevi bene. Una cosa e l'altra. Sul 7 se sarà così. Eh, la RAM che si farà un attimino peserà un pochino. Però si è ancora borderline. Su, dai 5S in giù, ok, e... vabbè, la differenza ci sarà. Accidenti, c'è già col 6S, però vedi. Poi, tra, tra l'anno e l'altro, ripeto: Andrea, che è un appassionato, ma qualunque recensore che non è appassionato. Andrea, fa anche la sua recensione appassionata. Io dico: Andrea, no, restiamo su un iPhone Italia, noi facciamo la nostra recensione super appassionata. Poi lo diciamo, però, che tra un anno e l'altro, magari siamo troppo entusiasti perché siamo appassionati, eccetera, però poi alla gente non glielo diciamo come tutti, se avete un 6 io non ho sentito nessuno dire se avete un 6 prendetevi le, il 6S, certo ci sono delle novità, se siete appassionati uno dice sì però c'è il 3D Touch, è bello sicuramente cambierà il modo di con iOS 10 qualcosa abbiamo visto pensate e che ci sono... aspetta Apple con l'iPhone 6S, se venite a riascoltare, scusami se ti interrotto se venite a riascoltare le nostre puntate dopo il lancio di iPhone 6S in Italia, io... Quando ho notato le differenze fisiche tra i due dispositivi che anche se non erano evidenti c'erano, la maggior robustezza, la maggiore maneggevolezza grazie al, al micro, perché serviva, secondo me, al, al leggero aumento di peso a questo punto, con una scocca più rinforzata. Insomma, ha fatto di quel dispositivo assolutamente un dispositivo che era un ottimo upgrade del 6S, ma non. Un ottimo up upgrade dal 6S, chiaramente c'è differenza perché è un ottimo upgrade del 6S perché l'azienda doveva comunque cambiarlo dal 6S, nel senso dal 6, nel senso che la gente doveva acquistarlo oppure poteva acquistarlo, oppure no. Chiaramente avrebbe avuto assolutamente più senso non acquistarlo. Quindi alla fine il discorso, probabilmente, si riproporrà quest'anno. L'iPhone 7 sarà sicuramente un grande upgrade per Apple di iPhone 6S, ma potrebbe non essere visto come un grande upgrade da un iPhone 6S ad un iPhone 7 l'auto utente, non perché non ci sia sostanza, perché ne abbiamo parlato fino ad ora, ma semplicemente perché la convenienza anche del fatto di sostituire o meno il dispositivo potrebbe venire meno. Però, come dicevamo in precedenza, magari spinti un po' dal valore dell'usato, che potrebbe rimanere non proprio bassissimo, quindi potrebbe rimanere ad un buon livello, spinti dal fatto che si pensa, vabbè, tra di qui a sei mesi il mio telefono varrà sempre meno. Uno, un utente potrebbe anche essere spinto a fare questo cambio generazionale per preservare il valore del denaro che è in, che è in tasca. E qui si vede comunque. Il discorso della passione del fatto di andare molto dietro a queste cose, e chiaramente anche, anche l'utente dopo dirà: Beh, sì, l'iPhone 7 è un ottimo upgrade, ma non è un upgrade particolarmente consigliato. Sì, sì. Questa è una visione un po' più pratico: oggettiva della cosa. So che alcuni potrebbero essere d'accordo come altri. No, però, effettivamente, fino ad oggi tantissimi di quelli che fanno la credo ogni anno lo fanno perché in questo modo spendono sempre più o meno la stessa cifra se guardiamo i due anni ma avendo sempre un telefono nuovo in mano guarda Claudio io a me non piace fare i ragionamenti sugli appassionati perché parliamo sempre di un pubblico che per quanto grande non, non è la, 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 la massa quella che fa vendere le cioè fa vendere proprio fa fare i numeri grandi altrimenti Vedi, tutti i discorsi sarebbero giusti sempre fino a un certo punto. Paradossalmente, no? E noi abbiamo avuto il calo, non il calo, comunque l'arresto delle vendite col 6S che, come dicevi tu, veramente ha cambiato tutto. Se non ha cambiato le sane, però ha cambiato la scocca più robusta. Qualunque, cioè, io ero molto entusiasta. Qualunque componente interno, no? Ma io tutt'oggi sono un acquirente strasoddisfatto perché ho fatto un acquisto, diciamo, non emotivo, l'ho fatto dopo. E cioè siamo lì sul punto che gli utenti li devi convincere anche con altro perché ormai i telefoni sono tutti buoni io su questo cioè, è oggettivo e, e non lo so se Apple ha, ha qualcosa, qualche asso nella manica però a questo punto non lo so e a livello software mi verrebbe da dire però, da, dall'altro lato non posso non apprezzare la concretezza della soluzione. Perché, ripeto, se i rumors fossero questi, se più o meno fossimo lì, eh, questa sarebbe sostanza, e come ho apprezzato il 6S, apprezzerei tantissimo il 7. È chiaro che non lo vado a cambiare, questo è proprio fuori da, da ogni logica. Però ripeto, parliamo che se prima il cambio classico era ogni due anni, adesso i telefoni sono ancora più. Quel tempo lì si può solo che allungare Ma questo vale per tutti Purtroppo dobbiamo entrare in quest'ordine di idee Che abbiamo lasciato un periodo di grandissime innovazioni Novità Ci sarà un appiattimento eh, Quello è inevitabile Cioè inevitabile Assolutamente inevitabile Ma per tutti eh. eh Poi ti puoi inventare la chicca Che ti può più o meno entusiasmare Anzi e su quello Apple resta sempre un gradino Perché almeno il 3D Touch Qualcosina hanno inventato Poi se possiamo essere lì a discutere eh eh, però ripeto poi è chiaro ragazzi vedete app come Facebook Messenger parliamo di, tra le top 10 mondiali il eh, supporto a te di l'ha aggiunto ieri l'altro ieri eh, quindi quello è quello sarà con iOS 10 qualcosina mi aspetto e siamo, siamo, siamo sempre lì siamo quello quel il punto però io, eh, tra, tra un'azienda che mi vende il design e un'azienda che mi vende la sostanza, ed Apple è stata sempre così, cioè Apple per, soprattutto per gli ether eh, passa per quell'azienda che ha sempre venduto fumo, che ha sempre venduto i dispositivi belli ad un prezzo assurdo, e qua, eh, qua il discorso si ribalterebbe eh, moltissimo e Apple sarebbe l'azienda che se ne frega, nonostante un calo, cioè adesso io sfido, no? Prendi 10 CEO mondiali, 10 amministratori delegati, davanti a un rallentamento delle vendite, tutti avrebbero provato quantomeno a cambiare il design. Cioè, mi sembra proprio quasi banale. Loro probabilmente andranno alla sostanza, consapevoli che comunque il design è tanto tutti gli anni non lo puoi cambiare. Hanno degli step tecnologici. Vedete, molto spesso. Quante volte avete letto? Eh, rispetto ad Apple, rispetto a tutti, eh, ma perché noi abbiamo tecnologia da qua dieci anni, non la rilasciano tutta, aspettano, se la centellino. Guardate, paradossalmente questo discorso è vero, ma è, div è diventato vero per il design. Perché le, le tecnologie bene o male le stanno spingendo. Se prendete i processori, sono dei gioielli. Sono veramente l'ultimo ritrovato. L'ultimo processo produttivo. Le fotocamere, lo stesso. Beh, diciamo che non mi stupirei se vedessi. Le batterie, lo stesso. Di qui a poco i 10 nanometri. Eh, però, eh, fa, eh, clà, al momento quelle fonderie a 16 stampano. Siamo 16 14. Chiaramente, eh, il futuro, se possiamo arrivare a 10, ci arriveremo. Però, non è che. Soprattutto non è che Apple, questa cosa non dipende da Apple perché le fonderie sono a quel punto lì. Apple a quel punto lì può arrivare. E para... Potrebbe dipendere più da Samsung e eh, da qual... TSMC. Che però anche lì ragazzi può cambiare tecnologia a un costo di miliardi. E, e comunque anche così, è stato così anche nei processori eh, desktop: eh, si è sempre andato per passi. Paradossalmente, anche la cosa che abbiamo letto: si, sì, sì centellina, nuova tecnologia. bla Paradossalmente, non è vero, paradossalmente stanno centellinando più il cambio di design consapevoli che non lo possono cambiare ogni anno. E paradossalmente è quello. Io oggettivamente adesso, ma magari il telefono iPhone 7 non se lo compra nessuno e nessuno sarà spinto, eccetera. Però non voglio essere così critico, ripeto, poi noi stiamo ragionando sui rumors, magari molti di questi son veri, non so, sono veri o ci sarà dell'altro no? o adesso sono stato troppo ottimista, non lo so. Però, se mi immagino che quello sia, non voglio nemmeno e non accetto... Faccio lo stesso, lo stesso discorso che facevo per l'SE. Non mi sta bene che valutiamo così negativamente un, un oggetto per... Fatto salvo che la tecnologia quello è, che inventarsi qualcosa è tosto ed è complicato. Però faccio un plauso se fanno quelle alla scelta coraggiosa di puntare ancora sulla sostanza consapevoli che vende meno del fumo negli occhi o del design... E di, di proseguire per questa strada, Chapeau. Perché molti si sarebbero presi paura. Avrebbero fatto un design nuovo, spingendo le vendite. Questo credo che. Semplicemente si sarebbero tirati indietro. Credo, Claudio, che questo non è dietrologia. Credo che questo sia proprio banale. Semplice. Cosa ha fatto Samsung? Samsung ha fatto un flop clamoroso con l'S5. Ragazzi, che ha cambiato. Ha cambiato il design. Ne ha fatto uno carino. Ha fatto un design. Tutto quello che volete. Sono il primo che diceva, non lo so o quando c'era l'S6 mi tentava il prezzo, quindi fuori da ogni ipocrisia, che hanno fatto? Hanno cambiato il design, perché poi tecnicamente il Samsung, quello è, quello è rimasto, lo hanno migliorato come stanno facendo tutti, no? Aspetta, però mi sa che con, con l'S6, eh, io no, potrei dire una cavolata, però credo che l'S5 non avesse processore Exynos, ma fosse uno Snapdragon, eh, non so se fosse addirittura il 600 e qualcosa, o un 800, una serie 800, sì, ma credo proprio di sì. E poi con l'S6, in realtà, oltre a quello, hanno cambiato tutto. Beh, per cambiare tutto, intendo proprio che hanno cambiato il cuore del dispositivo, dicendo bene: questi siamo noi. A questo punto, noi facciamo un dispositivo completamente in casa. L'estasi della, della, della possibilità, diciamo, di. Un dispositivo fatto totalmente in casa, sì, Claudio, seppur marchiato però, Android, con un'ottimizzazione software di un certo tipo, sì, va benissimo. Tra l'altro, vendono metà Nexi, Exynos e metà Snapdragon. Quindi, per cui. Tutto relativo Però sai Il grande pubblico Ha comprato un design Lì Cioè ma Ci sta eh. Non, non voglio mica denigrare Ma Sì io sto cercando Di guardare la sostanza Eh di lo so prodotto, ma, la, eh. Que ma quel tipo di sostanza lì Tu figurati Quanti utenti sanno Che lì hanno cambiato Le ex Ripeto Poi ce ne sono alcuni Eh, però gli utenti Android Sono un pochino più Eh, eh sicuramente è un discorso guardano un po di più la scheda tecnica è un discorso di sì 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 assolutamente hai ragione assolutamente tra gli appassionati sì 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 ma l'android in generale assolutamente sì hai ragione su questo però sicuramente anche loro hanno fatto una scelta di prospettiva no sicuramente vale per anche loro l'hanno fatto sicuramente loro magari impatta meno questo è più un discorso industriale perché ripeto poi ci sono altri che lo fanno con lo snapdragon no in alcuni mercati e come per... per... sì vabbè in realtà quelle sono, sono politiche commerciali imposte quasi dagli operatori locali parliamo soprattutto degli stati uniti dove ci sono sia gli s7 che gli s6 che alla fine se non sbaglio gli s6 forse no però vabbè gli s7 che hanno anche lo Snapdragon 820 ma a quanto sembra l'abbiamo detto in più riprese a più riprese scusate uh, l's7 con lo Snapdragon 820 non è questo granché di ottimizzazione software. Sembrava essere un pelo giù, sì. Sembrava poi non lo so. non ho più No, più di un pelo eh. ne parlavo. No, come sì, sì, sì. No, L'820 è stato un grande, un grande sock. Quello ha fatto un ottimo lavoro. Qualcomm, e, però, a niente... quanto sembra, ripeto, quelli Exynos vanno meglio. Eh, così si sembrava, sì. E, comunque, eh, ragazzi, abbiamo fatto una bella infornata di iPhone 7, eccetera, eccetera. Poi io, oh, siamo i primi a sperare nel coniglio fu da fuori dal cilindro, eh? assolutamente. Però... E eh, io direi che il coniglio a noi non interessa se è bianco o è nero, l'importante è che sia Juventino. Ecco qua, doveva dire, doveva dire la cosetta Juventina post podcast, eh, però niente. Eh, ragazzi, purtroppo... Senti, concludo, ti devo dire un altro fatto. L'importante, questo è un fatto davvero in buona parte tutti gli scherzi, è che l'iPhone 7 sia un dispositivo perfetto per Pokémon Go. Eh, già già ne, su YouTube qualcuno ha commentato, ma come siete messi a parlare pure voi dei Pokémon? Ma che mondo è? Lo so amico mio, ti sono vicino solidale. e solidale. Purtroppo abbiamo Claudio. In una piena crisi preadolescenziale, non solo Claudio, tra l'altro. Ma sapete, io da Claudio me lo aspettavo anche il dolore che ho provato quando ho visto anche Andrea Cervone giocare al gioco dei Pokémon. Eh, ah, lo sapevo. Eh. Vabbè, me, eh, <ride> vabbè, ci hai giocato. Eh, quanti Pokémon hai? No, pochi. Li sto mandando al professore per farli evolvere. Ma vedi che ci ho giocato pochissimo perché sono a livello 4. Al professore della tesi li hai mandati i Pokémon. No, se li, se li mando a lui mi manda eh. Senti, eh. Eh, tu che abiti in città e sei uno di città, eh, hai visto già gente Il... in giro a catturare i Pokémon? Sto scendo poco, sto studiando eh, però... La sessione no, estiva. Devo dire realtà, la mia sera. sorella ha detto di sì. La ah, sorella ha detto di sì. Eh. Saranno molto Quindi... colpite le donne, lo dico anche ai nostri ascoltatori più giovani. Mi raccomando ragazzi, eh. fatevi, fatevi vedere che andate in giro a catturare i Pokémon e avrete una futura vita accoppiativa. Si può dire accoppiativa, Claudio. Io non vedo l'ora di andare in vacanza, Giovanni. Eh lo so, la sessione estiva è così. Sono vicino e solidale No, non hai capito perché Perché? Nuovi Pokémon da catturare Vabbè Sai, io immaginavo <ride> Per un attimo ho voluto darti una possibilità Eh, niente Ho sbagliato <ride> Ora sto catturando In questo momento sto catturando un PJ che è in casa Ah, ma stanno dappertutto, anche a casa Sì, questa è una cosa Ma non in tutte le case Quindi sei anche fortunato sì, a casa mia ci sono parecchi Pokémon. Ma scusa una cosa. Se cioè tu vedi che a casa tua c'è un Pokémon, no? Ma uh, se io utilizzassi l'app, cioè se io fossi così folle da installarmi Pokémon Go, anch'io vedrei che a casa tua ci sono dei Pokémon. Se venissi qua, sì. Wow. Quindi è vera la storia che ho letto su internet di quel signore. Eh, a cui due ragazzetti hanno citofonato alla porta, scusandosi dell'intromissione, dicendogli scusi. Eh, c'è un Pikachu nel suo giardino. E quello si è, si è commosso. <ride> si è ricordato Suppon di quando era giovane. Gli ha chiuso la porta in faccia. Suppongo di sì. Gli ha chiuso la porta in faccia. Di sì. E È andato in giardino e ha catturato Suppon Pikachu. Lui, suppongo di sì. Suppongo sia vero. Ma senti un'altra cosa: Ma e, e poi è tutto in cloud. Nel senso, se c'è un Pokémon a casa tua e lo catturi tu, ma io poi posso, lo posso catturare anche a mia volta. O se lo catturi tu, ciao. Senti, se c'è un Pokémon nella mia zona, potrebbero essercene tanti uguali nella mia zona. Però forse in quel momento lo catturo io e basta. Ma se ci compare sulla mappa a tutti e due e clicchiamo a tutti e due sul Pokémon, in teoria lo catturiamo tutti e due. Ho capito. Però il sistema lo vede come due Pokémon diversi. Ho capito. Che cose tristi. E... no, Tra l'altro i messaggi che ci stanno arrivando, come faccio, come non faccio, l'account Google, non mi va l'account, non mi restituisce, ma che bug può essere. Voi immaginatevi io che leggo questi messaggi e che non so uno assolutamente che cosa rispondere. Due, così. Che... Ti devi, registri, devi scaricare Pokémon Go. No, ma c'è gente a cui non funziona. Comincerò a dare il tuo account di Twitter. È così. Guarda, non lo so, ma il nostro esperto è Claudio e chiedi pure a lui. Mi sa, mi sa che lo fa. No, vabbè, ma anche Andre Andrea... io lo vedo agguerrito. Andrea è più agguerrito di te. E quella veramente la cosa che a me... È... È... dispiace. Spavento. Comunque, raga, eh, se ci fate sapere un po' delle domande... Ma <ride> no, dispiace, non è che spaventa. No, abbiamo fatto un po' di domande in questo podcast, quindi se, ci, se mi fate sapere un po' di cose, mi rispondete, sono contento. E se mi fate sapere se anche voi giocate a questa piaga, anche. Eh, se, se avete superato i 30 e ci giocate, non fatemelo sapere perché, non lo so, ci, poi ci... Comunque al momento, è giusto per farti capire come sto frecato. Ho un PG8 a livello 82 e un Charmander a livello 81. È buono come livello? Boh, no, cioè è basico Ah, basic Però io sono a livello 4, quindi c'è cioè, poco Ho capito, ma cioè, ho giocato poco ma Cioè, fammi capire una cosa, ma poi si ne possono ne ne... sfidare anche le altre persone? No, però dovrebbe fa potersi fare tra poco Tra non molto in futuro Quindi potrei vedere in giro persone che dicono Stai giocando a Pokémon GO? Sì, tu pure Ok, giochiamo contro Fantastico, fantastico Fantastico, eh, vedete, ragazzi. Ve l'ho detto poi. Finalmente, Clash of Clans e tutti gli amici suoi andranno a farsi bene. Eh, ah, lo sai che so, so a stenti cosa sia? Cioè, so che è un gioco, l'ho visto. Sì, è una persona molto triste, eh, anch'io, <ride> ma poi me ne sono proprio disinteressato. E eh, va bene, Claudio. Io ci ho giocato a Clash of Clans due o tre anni fa, ah. Poi mi sono rotto. Eh. No, io sono fedele solo al... Okay, perché quelli sono giochi. Eh, eh no, l'ho immaginato che tipo di gioco è. Io sono fedele solo al mio Sim City. Ogni tanto vado e co costruisco un pezzo della mia città. <ride> Mannaggia a te, mannaggia. Eh. A me piaceva tanto su Mac, cioè su computer quel gioco. Eh. Vabbè, dai, Giovanni, comunque, ora stiamo veramente dicendo: stiamo chiacchierando tra di noi e gli Infatti, altri vorranno andarsene adesso. No, voglio salutare. Quindi, se ci siete ancora, vi auguriamo buona domenica. Eh, esattamente, Claudio, e... Claudio vuole fare un saluto speciale a tutti i tifosi del Napoli, vero, Claudio? Ciao a tutti. <ride> Ciao, Ciao a tutti. tutti. <ride> eh, si... Sì, vai, ma tanto secondo me i guai non viene alla Juve. Gne, 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 fallo, <ride> no. E <ride> eh, va bene, dai, eh, se dovesse succedere dico ai tifosi napoletani di prenderla... Eh, di prenderla... No, 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 non lì dove immaginate voi, ma di prenderla con spirito. Cioè, nel senso, tanto parliamo di... A me dispiace perché l'idillio in Guai in Napoli viene rotto, e, eh, ma secondo è me è una, è una cosa che al calcio serviva, che cioè, i giocatori quando sono forti sono riconosciuti, la sulla loro bravura è riconosciuta. È riconosciuta. Perdere la possibilità di ricordarli positivamente per questi trasferimenti è un peccato. Sta pure anche alla maturità di certe tifoserie, è vero. Però eh, purtroppo. posso capire il disappunto. Ecco. Eh, conoscendo bene quella situazione, voglio dire che bisogna mettersi un po' l'anima in pace. No? È come quello che succede a, non lo so, a me alla Lazio. Quando, anche se hai la fortuna di, poi di avere un giocatore bravo perché l'hai preso giovane, perché ti è cresciuto, perché ti non è lo tito, Non c'è l'otito eh, Non c'è proprio per tito e te. va buono. Però anche non ci fosse l'otito quello prima o poi ti chiederà di andare via. Poi eh, chiaramente se, se avete lotito ti chiederanno tutti di andare via, quello è solo un, un, un... Voglio 3 milioni di euro di ingaggio, eh, no? Fatelo! <ride> ma tra l'altro Claudio puoi anche accontentarli con l'ingaggio facendo, facendo spese pazze, però poi quelle società che sono di secondo livello, perché piacciono o non piacciono, sono di secondo livello, che tenteranno ogni giocatore, atleta di andare nella prima fascia, no? nelle squadre top, quello è inevitabile, un giocatore per quanto si può affezionare poi è sempre un atleta e, e tenderà sempre al meglio, questo purtroppo il tifoso molte volte non lo vuole capire, mercenario, qua e là. però se noi fossimo nei loro panni, insomma se io fossi un calciatore e fossi alla Lazio probabilmente sarei il primo a chiedere la cessione, no? poi è chiaro che da tifoso ti dispiace alla ragioni da tifoso e come noi facciamo allora, il podcast comunque un saluto alla, a tutti i tifosi anche del Sassuolo che stimo profondamente eh, facciamo il podcast e ragioniamo da, da appassionati e non da utenti comuni non ho capito la cosa del Sassuolo però vi saluto anche io a tutti i tifosi perché il Sassuolo è, una, è una belle, un bel esempio di società che è cresciuta Sashuolo. grazie agli investimenti eh, lo sai che no non, non voglio imitare i sassualesi perché no, non so come possano parlare però anche a me è una bella favola concreta però eh... No, no, non è tanto più. Non è una eh famola, No, mi ricorda eh, molto il Chievo adesso. Verona. Degli anni che fu, mi ricorda molto il Chievo Ragazzi. niente. Solo che loro sono lì per durare. Uh, Ma ci vi... vediamo. Quanti, quanti podcast abbiamo prima della pausa, Claudio? Credo un altro, poi non lo so se ci sono altri. Eh, quindi ragazzi, altre sorprese. Forse, forse ci salutiamo anche la prossima, adesso vediamo, comunque vi facciamo sapere. Uh, per qualunque comunicazione, eh, blog, eccetera, poi chi ci segue su Twitter, hashtag iPhone Italia Podcast, uh, trovate sempre tutto là. Non ci siamo perché stiamo giocando a Pokémon. Go. Ciao, ciao, gli insulti a Claudio, iPhone Italia Podcast. Ciao, ciao a tutti.